amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, nuovo unboxing settimanale. Oggi abbiamo un pacchettone di Gearbest che ha avuto qualche problemino di viaggio, devo dire. È arrivato con DHL, ho pagato esattamente 25 euro di dogana, non so se si legge qui. Abbiamo anche altri, quanto è pesante, pacchettini che ho messo tutti in questa busta. Sempre tutto da Gearbest per ora, ma nei prossimi giorni arriveranno anche altri pacchi da altri store. Partiamo subito, ragazzi, senza paura, senza timore. Fatemi sapere sempre, come al solito, cosa ne pensate di questi unboxing. A me divertono molto, mi piace condividere questi arrivi insieme a voi. E una domanda che mi fate spesso: Michele, ma questi prodotti alla fine li usi? La risposta è: nel 90% dei casi questi prodotti vanno in magazzino, in deposito, perché non ho il tempo materiale di usare tutta sta roba, ragazzi. Anche le recensioni rispetto ai prodotti che mi arrivano sono molto più limitate. Allora, è contenuto in questa busta esplosiva, quindi dovrebbe esserci qualcosa con una batteria bella grossa dentro, altrimenti non sarebbe così la busta. Vediamo. Mi viene inviato un pacco così, totalmente bianco, avanti, di lato, dietro, leggero. Io cosa dovrei pensare, Gearbest? Cos'è sta cosa? Apriamolo insieme, guardate prima voi, io non voglio vedere. Che cos'è? Giusto! Ragazzi, questi sono degli occhiali da... Manca un pezzo. Sta qua. Un attimo, fatemelo tirare fuori il pezzo. Questi sono degli occhiali da spia, sembrano dei comunissimi occhiali da sole, ragazzi, ma in realtà qui c'è una videocamera Full HD e dovrebbero registrare anche l'audio, che quindi vi permettono di registrare quello che vedete. Se siete dei guardoni, insomma, andate in giro per strada e riprendete con sto coso. Io non ve lo consiglio perché violate la privacy, però sono carini, hanno le lenti a specchio, come vedete. Non so se si vedono gli occhi, ditemi se si vedono. E qui nascosta c'è la microcamera, videocamera Full HD. C'è anche il cavo di ricarica. Cioè, ragazzi, questi occhiali sono da spia o da spione. E anche la confezione è bianca, totalmente anonima. Ok, questi sicuramente li vedrete in recensione. Vediamo che altro abbiamo. Oramai aprire pacchi è il mio secondo lavoro, ragazzi. Cos'è? Lenovo? Che cos'è? Ah, ragazzi, questa è la nuova Smart Band di Lenovo. La Lenovo, non ho più gli occhiali, non vedo più niente, sono una talpa. Il Lenovo Fitness HX03V con cardiofrequenzimetro. È da parecchio che non recensisco una Smart Band, vediamo di recensire almeno questa nei prossimi giorni. Ditemi se vi interessa. Cosa c'è qui dentro? Cosa c'è scritto? Giocattoli. Sembra una Barbie. Che cos'è? Wings? No, non è quello. Spero che non mi arrivi il copyright per averlo. È un giocattolo per bambini. È tipo un elicotterino a carica manuale. Si carica e vola così. E noi lo facciamo volare di là. Ok, no. Dai. È per una bambina, una ragazzina. Può essere un giocattolo carino. No, non so se ve lo farò mai vedere. Magari in una live. Ma vabbè. Passiamo al pezzo forte di questo unboxing. Il mega pacco. Non so come aprirlo perché è imballato in una maniera schifosa. Secondo me ha preso acqua durante il viaggio, nonostante sia DHL. Dovremmo esserci. C'è qualcosa qui, attaccato con il nastro adesivo. Che cos'è? È un altro smartwatch. Ok, l'altra era una smart band. Questo è, sì, l'ho comprato io. È carino. È enorme. Guardate quanto è grosso. No, ok, cioè, poco più grande del mio. È uno smartwatch interessante della Z-Blaze. Io feci già una recensione di uno smartwatch Z-Blaze, sono ottimi. Questo costa poco, sui 20-25 euro, ma ha davvero tante funzioni. Non è un classico smartwatch, attenzione, lo vedrete più avanti. Comunque vi lascio il link in descrizione video, andate a vederlo. Comunque guardate com'è, è tipo un orologio sportivo con
funzionalità di notifiche di messaggi e chiamate in arrivo, insomma. E noi ora proviamo ad estrarre questo. Vediamo se viene fuori. Oh, ce l'abbiamo fatta! Guardate come ho ridotto la confezione, il pacco. Madò, che cos'è? Dovrebbe essere, ho il fiatone, un prodotto della Xiaomi, credo. Sono sempre emozionato quando apro i prodotti della Xiaomi. Pacchi, dentro altri pacchi. Che vita, ragazzi. Oh! Oddio, questo è l'unboxing più pesante per me, non perché è pesante il video, ma perché mi sto affaticando, è peggio della palestra. Questo dovrebbe essere il nuovo vacuum aspirapolvere della Xiaomi, quello più entry level, quello più economico, è simile ai Roomba. Vediamo se lui... Abbiamo un po' di manuali. Sì, infatti. Eccolo qui, è identico al Roomba che recensì qualche tempo fa. Diciamo che è un competitor. Non ha la torretta laser, quindi non è preciso come gli altri vacuum della Xiaomi. È una tipologia completamente diversa. Questo è più basso, quindi va sotto mobili e letti più bassi rispetto agli altri Xiaomi vacuum che vi ho fatto vedere negli scorsi video. Non lo conosco molto, quindi andrò a recensirlo nei prossimi giorni, perché questi prodottini ora vanno tanto di moda, li uso anche io in casa e sono veramente molto comodi. C'è sempre la spazzola qui sotto, centrale, spazzola laterale. Sotto è identico al primo vacuum di Xiaomi. Vediamo il vano per raccogliere la polvere. No, è molto grande. Secondo me è anche più grande degli altri due aspirapolvere di Xiaomi. Comunque farò un confronto durante la recensione. Ok amici, io sono stanchissimo, le braccia fanno male, peggio di 2 ore di palestra, e direi che questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, trovate tutti i link per acquistare questi prodotti, compreso questo, in descrizione. In descrizione video trovate anche i link per entrare nel canale Telegram delle offerte, canale Instagram e gruppo Facebook. Mi raccomando, entrate numerosi, io vi aspetto. Lasciate quindi tanti bei like, commentate, condividete questo video ai vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi saluto, ciao belli!